Come sta? Bene, mi dica tutto. Ok, quindi lei vorrebbe perdere un po' di peso perché evidentemente ci sono dei problemi di peso che un po' la mettono a disagio, però posso consigliarla. Facciamo una dieta un po' leggera perché lei non è proprio in sovrappeso. Deve giusto perdere qualche chiletto in più e poi siamo a posto. Allora, signora, un attimo solo che le vado a scrivere. Andiamo a scrivere nome, cognome. Di nascita. Bene, perfetto. Città. Mi può gentilmente dire il cap? Ok, perfetto signora. Allora, benissimo. Allora, innanzitutto io le volevo sentire un attimo il cuore perché sentiamo un attimo anche come respirazione, come messa, ok? Allora, adesso mi fa dei respiri profondi, profondi e mi si sdraia sul lettino, sì, si tolga pure la maglietta. Ok, no, le scarpe le può tenere, signora. Si sdrai pure sul lettino che adesso la visito. Adesso si sieda e mi gira la schiena, mi scopre la schiena che adesso le sento anche i polmoni. Ok, perfetto. Perfetto. Dei bei respironi a bocca aperta. Ok. Allora, adesso mi faccio un attimo provare la pressione. Allora, adesso andiamo a provare la pressione, signora, così vediamo un attimo come è messa, ok? Perfetto, allora, inserisca il braccio qua. Perfetto. Perfetto. Adesso si deve rilassare. Pressione signora va molto 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 bene. Allora, io adesso le volevo prescrivere una dieta. Intanto lei mi dica com'è messa dolci, con i dolci, le piace il cioccolato, ho capito bene, le piace il cioccolato, però signora deve un attimo controllarsi perché
devi sapere che il cioccolato è la cosa peggiore per fare andare su i valori del sangue. Ah, anzi, signora, visto che ci siamo, ha portato degli esami del sangue da cui posso vedere un attimo come stanno messi? Ok, un attimo solo che do un'occhiata. L'emocromo va bene, abbiamo un po' la creatinina alta, ecco, sì, la glicemia, ecco, signora, siamo quasi al limite con la glicemia e abbiamo anche un po' il colesterolo alto, è un po' più sopra la norma il colesterolo e la glicemia, siamo quasi lì al limite, quindi signora, bisogna subito intervenire. Assolutamente. Quindi adesso io le prescriverò una dieta da seguire, che adesso io la seguirò passo passo, e le consiglio anche di prendere una, io c'ho qua in casa, che adesso li vado a prendere, gliele faccio vedere, c'ho dei semini che vanno bevuti con l'acqua, c'ho anche il coso per farglieli vedere. Allora, un attimo solo che io arrivo subito, glieli vado a prendere, così glieli illustro un attimo, gli dico un attimo come sono questi semini, come li devi usare, ok? Un attimo solo che arrivo. Mi aspetti qua che arrivo subito. Eccoci qua, signora. Allora, come vi dicevo, ho dei semini. Allora, c'ho i semi di chia, questi qua, signora, i semi di chia, e poi ho anche i semi di basilico. Questi qua li può trovare anche in farmacia, in erboristeria, oppure anche ordinarli su internet, che li arrivano nel giro di 2 giorni. Allora, i semi di chia li trovo al supermercato, ci sono sempre quelli di basilico, sono un po' più difficili da trovare, però su internet li trova e non costano tanto. Allora, vi spiego, i semi di chia vanno messi la sera prima di andare a letto in un bicchiere d'acqua e poi entro la mattina si gonfiano. Questi ci mettono un po' più di tempo a gonfiarsi rispetto ai semi di basilico, che sono un po' più veloci, se non ha tempo o se si dimentica di metterli la sera prima. Questi qua, che sono un po', hanno un processo di gonfiaggio un po' più lento rispetto a questi, e questi nel giro di 10 minuti si gonfiano. Io li faccio vedere perché, allora, eccoli qua, questa è l'acqua, signora, e questi sono i semini di basilico, vede? Eccoli qua, i semini di basilico che si gonfiano a contatto con l'acqua nel giro di 10 minuti. Poi, e questi qua cosa fanno, signora? Vanno a ridurre il senso della fame e regolano l'intestino. Li beve alla mattina a digiuno, signora, sì, a digiuno li beve. Me li prende alla mattina, ne mette giusto una manciata, perché come vede si gonfiano il doppio, vede? Eccoli qua, come vedi si gonfiano il doppio, li ho messi qua per far vedere, insomma. Allora, lei alla mattina mi prende questi semini e poi mi fa una colazione un po' leggera con uno yogurt, se magari una fetta biscottata con un po' di marmellata, ok? Allora, le vado a scrivere subito per la colazione, abbiamo detto i semini, ok? Fette biscottate con yogurt e marmellata deve prendere quelle senza zucchero, ci sono anche quelle dietetiche, quelle bio apposta. Allora, come spuntino, e adesso io vado a prendere anche latte, così, e io però le consiglio delle gallette di riso integrali, che sono molto
molto buone per la dieta, per la sua dieta a metà mattina e anche metà pomeriggio, che spezza un po' tra il pranzo e la cena, capito come? Ok, allora metà mattina verso le 9:30 mi mangia una galletta di riso. Ok, a mezzogiorno, quanti grammi di pasta di solito mangia? 100 grammi. Signora, un po' troppo però. E con cosa le condisce? Allora, io le consiglio, dimezziamo, dimezziamo, andiamo a fare un 50 grammi al giorno di pasta, quindi dimezziamo drasticamente, non la togliamo i carboidrati perché è una dieta troppo ferrea. Le dico che volevo consigliare appunto una dieta un po' più soft. Quindi andiamo a prendere, a fare questo, a prendere questi 50 grammi e lì possiamo condire con dei sughi o di pesce che non ingrassa come la carne, oppure dei sughi naturali alle verdure, non so, i peperoni o anche, sì, insomma, anche il pesto, insomma, tutti i sughi che sono naturali e con le verdure, ok? E vado a scrivere. Allora, dopo avevamo detto il caffè e il caffè, quanti caffè beve il signor al giorno? 5 caffè, sono troppi. Allora io dico che alla mattina lo può anche lasciare stare, magari me lo beve a metà mattina, con la galletta di riso mi fa questo sfruttino. Se vuole il caffè la mattina, io consiglio di bere o il latte o lo yogurt, adesso che siamo d'estate. Una roba fresca, ecco. E poi magari me lo beve alla sera, così stacca un attimo, perché pranzo no, oppure se non lo beve a metà mattina me lo fa a pranzo, una a pranzo e una a cena, massimo 2 caffè al giorno, signora. Eh sì, eh no, sono tanti, 5, sono un po' tantini. Allora, abbiamo detto il pranzo, mi fa un primo, perché il primo e il secondo sembra un po' tanto. Quindi facciamo un primetto, 50 grammi a pranzo, ok? Metà pomeriggio mi mangia un'altra galletta di riso oppure qualche stuzzichino, non so, anche le barrette, quelle dietetiche che le vendono anche al supermercato, quelle secche con riso soffiato, ecco, mi può anche mangiare una di quelle. Alla sera io lo consiglio di mangiare solo il secondo, perché solo il secondo, signora? Perché il primo, i carboidrati a sera sono pesanti, quindi io le consiglio di mangiare solo un secondo. Verdure, legumi, tanti legumi, perché i legumi fanno tipo fagioli, ceci, lenticchie, fanno svuotare l'intestino e in più fanno aumentare i linfociti, che sono quelli per le difese immunitarie. Quindi le consiglio almeno 2 volte a settimana, se non riesce 3, anche 2, ecco, diciamo. E poi come primo mangia un po' di verdure, qualche bistecchina in bianco tipo pollo, tacchino, non carni rosse, signora, mi raccomando, perché il colesterolo siamo lì al limite, siamo un po' sopra la media, quindi deve un attimo cercare di mangiare carni bianche. Il pesce lo può mangiare perché il pesce non ingrassa, quindi le scrivo un po' di alternative da mangiare, ok? Perfetto, ok, e niente, io direi che siamo a posto così. Io adesso le consegno l'ho scritto e le ho stampato quello che ci siamo dette, venga, e anche qua una nota più veloce, più riassuntiva, se se la vuoi attaccare al frigo, così almeno ha tutte le indicazioni giuste per fare intraprendere questa dieta. Ecco qua, signora, prego. Allora, sì. Ah, gliene do io un pacchettino, dopo magari se le ordina, perché
prossimi di chi li trova al supermercato. Queste, se vuoi, intanto le do io un pacchettino. Va avanti abbastanza perché, le ripeto, basta una manciata perché si gonfiano tantissimo questi semi, quindi non ne basta tanto. Meno mezzo cucchiaino al giorno, proprio poco. Allora, io vi lascio anche questi qua. Però qua in negozio da me io li faccio pagare 5 euro, signora, perché... ok. Allora, quindi andiamo al costo della visita, che è circa... allora, costo della visita 50 euro. Ok. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ok. Allora, al bancomat qua, signora. Ok. Allora, appoggi pure. Ok. Perfetto. Allora. Allora. Quindi, appoggi. Perfetto. Mi fa col pigne tasto verde. Perfetto, signora. Ok. Ok, questa è la sua ricevuta. Ecco qua, signora. Perfetto. E noi ci vediamo tra un mesetto circa. Così vediamo un po' com'è il peso. Controlliamo un attimo com'è la situazione del peso, tutto quanto. E le auguro una buona giornata, ok? Grazie, signora. Arrivederci, signora, a presto.